Momento solenne per i soci dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio della provincia di Chieti. L'ente morale raggruppa in associazione coloro che alle dipendenze dello Stato e degli enti locali hanno riportato mutilazioni e infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile e i loro familiari. Parte dei 250 soci si sono ritrovati poco prima dell'assemblea annuale nel Parco della Rimembranza a Chieti per l'alza bandiera e la deposizione di una corona d'alloro. Sentiamo il presidente provinciale Ennio Giampaolo. Stiamo commemorando i nostri caduti. Oggi è una cerimonia di commemorazione quella che facciamo e quindi per ricordare e non dimenticare quelli che hanno sofferto e lavorato per noi per darci serenità, tranquillità e democrazia. Alle sue spalle c'è un monumento che ha un grande significato e siamo anche in un parco che ha il suo significato. Vogliamo provare a spiegare un po'? L'UMS di Chieti ha lavorato per realizzare questo parco e dare la possibilità non solo a chi vive oggi ma anche alle nuove generazioni di ricordare quelli che ci hanno dato giusto appunto la libertà e la possibilità di vivere in una società crescente e serena.